Edoardo Valli, presidente di Promos, che è quella parte dell'azienda della Camera di Commercio che si occupa della internazionalizzazione delle imprese. Voi avete appena concluso anche una serie di missioni internazionali per questo scopo. Qual è il dato più interessante che è emerso? Il dato più interessante è quello che, prima roba, che le aziende devono sempre credere nella Promos, cioè l'importanza, io quello che spingo molto è quello dell'internazionalizzazione, cioè l'importanza di creare ormai sui mercati esteri, che è il punto fondamentale, cioè solo oggi, purtroppo il mercato italiano, ancora poi con questa incertezza politica, noi dobbiamo spingere gli imprenditori a pensare sui mercati esteri e la Promos è un punto fondamentale. Con voi avete sondato diversi mercati esteri, anche l'Iran, che è già un partner da tanto tempo, anche la Corea ultimamente. Quali sono stati, diciamo, quelli più interessanti, quelli più nuovi da questo punto di vista? Ma io direi, prima roba, io sono sempre convinto, cioè anche come imprenditori dobbiamo battere sempre dove noi stiamo lavorando, cioè credere ancora al mercato europeo, che è un punto fondamentale. Più con la forza di quello che acquisiamo, con la forza economica che andiamo a acquisire sui mercati certi, compensare anche i mercati nuovi. Per esempio il mercato cinese è un grande mercato, logicamente dobbiamo prepararci, perché il mercato cinese anche diventa un mercato concorrenziale sotto un profilo, per cui dobbiamo andare preparati. Però la Cina rispetto a un po' di anni fa è guardata diversamente, non più proprio come una concorrente con anche del dumping sleale. Perché? Cosa è cambiato in questi anni? Perché secondo me il mercato, il cinese stesso si è evoluto, cioè si è evoluto nel senso che ha smesso, mettiamolo tra virgolette, la copiatura, cioè si è un momentino aggiornato, ci ha seguito nella tecnologia innanzitutto e logicamente anche nella ricerca, perché il design, parlo di design, sono molto avanzati anche loro, fior di architetti che studiano e sono preparati sul discorso design, per cui oggi la copiatura non è più come una volta, per cui diventano limiti dei concorrenti. Ecco, a proposito di Cina, proprio in questi giorni Trump ha confermato i dazi nei confronti della Cina. Voi come imprenditori siete preoccupati che questo possa accadere anche per l'Italia? Logicamente speriamo che quello che leggiamo, logicamente non l'Europa per il momento è esclusa. Sì. Se vado sotto un profilo personale, i dazi o queste guerre economiche sono sempre un po' negative, i mercati devono essere un libero mercato, cioè la concorrenza leale, questo è il punto fondamentale, per cui una concorrenza che ferma dei dazi secondo me è sempre uno scontro che logicamente non porta mai uno sviluppo, porta una regressione. Un'ultima domanda, sul fronte del digitale le aziende italiane sono competitive con quelle estere? Molto, 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 perché direi sono le nuove generazioni che hanno portato il digitale. Rispetto alla mia generazione vedo i nipoti di seguito che sono molto preparati.